Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo so, moltissimi di voi questo metodo per cambiare l'obiettivo principale nel colpo al casinò già lo sanno, ma come sapete GTA porta tantissimi nuovi player o comunque tantissimi giocatori che hanno appena comprato la sala giochi. E sapere il metodo per cambiare l'obiettivo principale nei diamanti ogni volta che lo si vuole è sicuramente un ottimo modo per guadagnare soldi questa settimana. Allora raga, quello che dovete fare è chiaramente avviare il sopralluogo, la primissima missione del colpo al casinò, quella dove andate a hackerare le telecamere e identificate il contenuto del cavò. Pagate i vostri 25.000 dollari e avviate la missione. La missione potete farla come volete, hackerate il telefonino oppure sparate alla guardia. Vedete voi, fate ciò che preferite. Cosa importantissima, ve la dico adesso che stiamo hackerando il telefonino, per sbloccare l'opzione di annullare il colpo tramite l'ester dovete aver completato il colpo con tutti e tre gli approcci, cioè dovete aver fatto il colpo almeno una volta in aggressivo, nell'ombra e in broglio. Non importa nell'imbroglio se l'avete fatto Young Ancestor, Backstar, Group 6 o manutenzione, l'importante è che l'avete completato almeno una volta. Detto questo, ritorniamo alla missione. Abbiamo hackerato il telefonino, quello che dobbiamo fare adesso è andare al casinò per identificare tramite le telecamere i contenuti del cavò. Vi faccio un piccolo taglio per non annoiarvi. La missione la conoscete, una volta dentro al casinò dovete trovare il segnale per intrufolarvi nelle telecamere. Vi faccio un altro piccolo taglio e arriviamo direttamente alla camera del cavò. Come potete vedere io ho trovato opere d'arte che comunque sono ottime, ma visto che questa settimana ci sono i diamanti preferisco annullare il colpo e tentare la fortuna facendo un altro sopralluogo. Allora raga, quello che dovete fare adesso io vi consiglio di farlo mentre siete dentro al casinò, altrimenti potete completare la missione e poi chiamare l'ester, ma io di solito lo faccio già adesso. Andate nei vostri contatti e chiamate l'ester. Chiamando l'ester vi si aprirà questo menu e scorrete sopra annulla il colpo al casinò Diamond. Lo ripeto, questa opzione ce l'avete solo se avete completato il colpo con tutti e tre gli approcci. Premete X su PS5 e vi uscirà questo messaggio. Vuoi davvero annullare il colpo bla bla bla? Le spese che hai avuto non le recupererai. Praticamente perderemo i 25.000 dollari iniziali. Ma tranquilli raga, quando poi trovate i diamanti, 25.000 dollari sono praticamente i primi che vi metterete in tasca. Quello che dovete fare adesso è allontanarvi dal casinò, il gioco vi farà completare la missione, perciò beccherete gli RP, ma se voi andate alla lavagna del casinò, in automatico vi cambierà i contenuti del cavò. Il mio consiglio è, una volta usciti dal casinò, state in giro tipo 5 minuti, non so, vi andate a girare la ruota della fortuna, vi andate a fare il nascondiglio o qualcos'altro, perché se tornate subito alla sala giochi come faccio io in questo momento, può essere che vi ridà o lo stesso contenuto o vi dà qualcosa di marcio. Difatti nel mio caso, sfigato come sono, mi ha dato i soldi. Può anche essere che tornare subito vi dia i diamanti o vi dia l'oro, ma è casuale questa cosa. Perciò raga, non prendetevi male se tornate e trovate lo stesso coso o magari trovate qualcosa di più marcio. Come vedete, anch'io adesso trovo il denaro. Una volta raga l'ho dovuto rifare 6 volte, ma comunque 150.000 dollari per avere i diamanti sono una spesa irrisoria. Cosa fare se siete sfortunati come me che trovate denaro o ancora qualcosa che non vi piace? Uscite dalla sala giochi e richiamate l'ester. Perché uscire dalla sala giochi? Perché all'interno della sala giochi la telefonata non funziona oppure non vi esce l'opzione. Perciò, se trovate denaro, se vi escono le opere d'arte o qualcosa che non vi piace, uscite dalla sala giochi, andate sui contatti, l'ester, lo chiamate, annulla colpo al casinò. Come al solito vi uscirà il messaggio di prima dove vi si dirà che perderete i 25.000 dollari della spesa iniziale e una volta che l'avete riannullato, adesso dovete rifare proprio tutta la missione del sopralluogo. Nel mio caso sono stato fortunato perché ho trovato i diamanti.
ma può anche essere, raga, che magari riavviate adesso il sopralluogo e non vi dà ancora i diamanti. Come vi ho detto, io una volta ho fatto 6 sopralluoghi e al sesto ho trovato finalmente i diamanti. Avevo speso in tutto 150.000 dollari, ma poi in quel colpo ho guadagnato tipo 3 milioni e 4, e capite che 150.000 dollari sono una spesa irrisoria se poi si ha i diamanti nel colpo al casinò. Per completezza vi faccio vedere quando li ho trovati: ho annullato il colpo, sono rientrato nella sala giochi, ho riavviato il sopralluogo. Come vedete, ho dovuto rifare tutta la missione. Non vi annoio con tutta la missione, arriviamo direttamente al casinò e come potete vedere ho trovato i diamanti. La ripeto, raga, non è detto che trovate i diamanti dopo 3 tentativi. Magari siete fortunati, li trovate al primo colpo, oppure andate a fare il sopralluogo, trovate le opere d'arte annullate e trovate subito i diamanti. Purtroppo, raga, quando annullate il colpo è casuale quello che poi vi uscirà sulla lavagna. Non è detto che trovate i diamanti. Come avete visto, a me dalle opere d'arte è passato a denaro e poi mi ha dato i diamanti. Perciò, raga, abbiate un po' di pazienza. Chiaramente, se avete pochissimi soldi, spendere tanto nei preparativi per il colpo per avere diamanti, secondo me è uno spreco di soldi. Parlo se avete veramente pochi pochi soldi. Annullate il colpo solo se trovate il denaro, se avete pochi soldi. Io quando trovo il denaro, diamante o non diamante, il colpo lo annullo sempre. Devo dire che sono anche stato fortunato perché come approccio al colpo al casinò ho il Group 6 in modalità difficile, veramente diamanti serviti su un piatto d'argento. Magari questo colpo ce lo facciamo nella live del weekend insieme. Raga, se avete domande fatemelo sapere nei commenti, lo so è un video vecchio, ne avevo già fatto uno, ma meglio rinfrescarsi la memoria. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!